Grazie per essere pieni di entusiasmo nell'inseguire obiettivi di bellezza e di bontà in mezzo a situazioni drammatiche, ingiustizie, violenze che sfigurano la dignità umana. Grazie perché con passione e generosità vi impegnate a lavorare nel cantiere del futuro, vincendo la tentazione di una vita appiattita soltanto sull'oggi, che rischia di perdere la capacità di sognare in grande. Oggi più che mai, invece, c'è bisogno di vivere con responsabilità, allargando gli orizzonti, guardando avanti e seminando giorno per giorno quei semi di pace che domani potranno germogliare e portare frutto. Grazie ragazzi e ragazze. E proprio su questo vorrei veramente soffermarvi per dirvi una cosa in cui credo molto, che voi siete chiamati, ascoltate bene, voi siete chiamati ad essere protagonisti e non spettatori del futuro. Vi domando, a che cosa voi siete chiamati? A essere che? Non ho sentito bene. Coraggio, avanti.